mette le mani su Brusa e dice 12-9. Vedi che hanno provato, Cristiano, questo incrocio a mettere fuori tempo il muro giavenese, ma Luciani è stata molto attenta. Sì, un po' più colpa dell'attaccante di Santa Croce, però, perché effettivamente questo incrocio avanti l'aveva lasciata a muro a uno. Ha scelto bene la direzione Luciani e ha giocato muro vincente. E adesso il primo tempo ancora di Filipovic, sembra funzionare bene. Palla a terra, 12-10. La partita è viva, è brillante. Le squadre stanno subito dal primo set, dei primi palloni, hanno tirato fuori le loro qualità. E adesso Filipovic, Anita in battuta. Piede a terra, battuta su Vetanovic, corna. Può giocare ancora con Marina Vetanovic che tocca il pallonetto. La palla viene tenuta per gli arbitri, no. Palla a terra, Marina Vetanovic, 13-10. Ritardo di chiamata, ma ancora una volta il pallonetto di Giaveno va a terra. E 13-10 Giaveno, corna in battuta. Gianflot, Rosso, ancora incrocio, Brusa trova ancora stavolta le quattro mani di Giaveno, corna, può gestire per Marina Gvetanovic che trova le mani lei del muro. Questa volta Marina Zambelli mette le mani sull'attacco in diagonale di Gvetanovic e 13-11 vantaggio Giaveno. Un po' distratta qua Rico in fase di copertura, anche perché fino a questo momento la gestione della palla alta contro il muro a due piazzato è stata nettamente a favore di Giaveno, che ha preso delle murate vincenti, e viceversa quando ha dovuto attaccare ha messo spesso e volentieri la palla per terra, però quando si può coprire si deve coprire. Brusa una frustata, vediamo adesso Rico che può attaccare forte, out. Attacca forte, out Rico, ed è 13-12. Ancora vantaggio Giaveno, che però sta bruciando quel vantaggio che aveva costruito con le battute di Heike Beyer della correzione del muro difesa. Ancora Brusa in battuta. Vediamo se Scorna ripeterà la scelta. Ed è una frustata clamorosa di Zambelli. Stavolta un bel attacco della Zambelli, 13 pari. Un attimo in difficoltà Giaveno, infatti Cos Napolitano chiama subito il time out. Fammi dare nei tempi, se no non. Però non, no, perché se no. Le squadre rientrano in campo dopo il timeout chiamato da Coach Napolitano e Santa Croce ha pareggiato, ha impattato la gara sul 13 pari, qualche imprecisione. Adesso ancora Brusa in battuta dalla linea dei 9 metri, due buoni servizi, vediamo ancora lei, questa volta la frustata è out ed è 14-13 per Giaveno, che esce dal turno in battuta di Brusa e adesso porta Marina Gvetanovic al servizio. Gianflot, palla out. E Cristiano, siamo tanti adesso gli errori in battuta di Giaveno che non aiutano nello scappar via in questo set. Direi di no, anche perché la proporzione punti in battuta errori credo che dica memoria d'uomo 4 o 5 errori contro un solo ace, fatto ai danni della Rosso, e quindi diventa una proporzione un po' difficile. Infatti adesso c'è anche l'errore in battuta di Santa Croce, stanno seguendo gli errori ed è 15-14 Giaveno. Adesso Federica, mastro di casa in battuta, il gioco viene un po' spezzettato rispetto all'inizio brillante. Vanno ancora dietro, ancora la fa stavolta tenuta da Giaveno, mastro di casa può gestire il secondo tocco, ma Rico può solo rimandare, palla facile. Santa Croce un attimo in difficoltà, Corietanu gioca palla piazzata in mezzo al campo, tengono su palla, Giaveno una difesa incredibile, ancora Santa Croce che può giocare con la fast veloce, Giaveno tiene una difesa ancora incredibile, tocco di seconda, ancora mastro di casa la terza difesa, ma Giorgia Tanturli propone tre palloni diversi e mastro di casa al terzo deve lasciar cadere palla ed è 15 pari. Però Giaveno ha mostrato tre buone difese
per riprendersi anche da qualche errore in battuta. Una grande volontà, anche perché il centrale, che insomma non è proprio uno specialista del fondamentale di seconda linea, che fa tre difese così importanti con molta attenzione, è un buon segnale. È un buon segnale. Ancora grande difesa adesso Santa Croce. Orietanu, sbracciata lunga che Kvetanovic non tiene. E siamo 15-16 per Santa Croce, time out tecnico. E le squadre fanno il loro rientro in campo. Al secondo timeout tecnico il punteggio dice 16 Santa Croce, 15 Giaveno. Siamo nella seconda parte del set, adesso bisogna dare tutto, Cristiano, per riuscire a girare la gara. Sì, a parte questo piccolo break di 3 punti preso da Giaveno sul 13-10 e poi ripreso abbastanza in fretta da Santa Croce, la partita sta andando punto a punto, quindi faranno la differenza le scelte tattiche da adesso fino a fine set. E adesso Ike Beyer prende però la murata che porta 17-15 il vantaggio di Santa Croce, che sta facendo comunque una partita molto ordinata. E abbiamo ancora Marina Zambelli in battuta. Marina Kvetanovic, corna, palla dietro per la ricopera, un po' imprecisa, può solo buttare nella metà campo Santa Croce. Filipovic per Brussa, una frustata murata. Tanturli per Filipovic, che stavolta viene governata da Ike Beyer a muro e prende la murata. 16 Giaveno, 17 Santa Croce. Ottima la murata della tedesca, che ha controllato Filipovic, che stava passando abbastanza agevolmente col primo tempo. E adesso Ramon Aricò in battuta, un turno importante per Giaveno. Aricò al salto, una bella frustata su Corietano che però tiene. Seconda linea Brussa, anche lei tira forte e gioca sul muro, money out. L'Argentina porta a 18 i punti di Santa Croce, 18-16, Giaveno è sotto di 2 punti. E adesso la palleggiatrice, Giorgia Tanturli, Gianflot, Luciani, corna per Luciani, fast, tenuta dalla stessa Tanturli, Lanzini, può gestire il secondo tocco per la Brussa. Murata, murata ancora di Ike Beyer, che sta tenendo a galla le sue con due murate importantissime. 17 Giaveno, 18 Santa Croce, sono due muri molto importanti questi. E questo in particolar modo perché era la palla che avrebbe potuto portare Santa Croce sul 19-16 e quindi scavare un solco abbastanza importante in questo finale set. Ike Beyer, battuta, Gianflot, trova il nastro e palla a terra. Il nastro dice sì ed è 18 pari. Non l'ha presa tecnicamente benissimo, come suol dire, ma quanto basta per fare il punto. 18 pari, Giaveno impatta la gara con un briciolo di fortuna. Ancora Ike Beyer in battuta. Gianflot su Lanzini, riceve molto bene Tanturli, ha un primo tempo una mano. Aricò riesce a tenere, corna per Kvetanovic, trova le mani alte ma Lanzini riesce a gestire per il suo palleggio. Palla per Rosso che trova le mani ma Kvetanovic può dare palla a corna. Corna, gioca di seconda, la controllano e poi ancora difesa di Santa Croce, la palla torna nel capo giavenese, Molinengo, Kvetanovic, frustata diagonale, punto! Marina Kvetanovic, azione incredibile, bollino rosso, 19-18, Giaveno si riporta in vantaggio, che azione! C'è ancora Ike Beyer in battuta. Ottimo il break giavenese, Gianflot, e questa volta però la palla è out, 19 pari, anche qua non l'ha presa benissimo l'allenatore, vero Cristiano? No, direi che
quando si riescono a fare questi filotti mettendo in difficoltà una rotazione. Diciamo che il cambio palla bisognerebbe far sì che se lo facciano da soli gli avversari, ecco. Giustamente. E intanto Mirella Corietano in battuta cerca Marina Gvetanovic, che riceve molto bene per corna, riapre per lei, difesa da Lanzini, apertura in quattro, Rosso gioca sulle mani alte ma Molinengo può gestire in difesa, fast per Luciani che trova le mani out, ma Rosso la tiene clamorosamente, ma Santa Croce non riesce a gestire la palla, ancora Luciani, e stavolta la palla è giù ed è 20-19. Una fast incredibile, ma che difesa, come aveva tenuto, autocopertura di Rosso. Sì, un bellissimo gesto atletico e di coordinazione. Visione periferica 1000, ha visto la palla in una direzione solitamente dietro, invece l'è scappata ed è stata brava a ritenere palla in campo. Forse l'opposto argentino poteva regalargli qualcosa di più in questo caso. Un'emozione maggiore. Infatti, Luciani in battuta. Palla dietro per Brussa, trova questa volta invece le mani out, il muro poco preciso di Gvetanovic, 20 pari e si entra nel rush finale, un finale emozionante, punto dopo punto, siamo ancora in parità, 20 pari. E Anita Filipovic in battuta, piede a terra su Marina Gvetanovic, riceve bene per corna, palla dietro per Federica Mastro di casa contenuta a muro. Conturli può giocare con Rosso che tira una fucilata, corna, muro a uno, Stefania Corna chiude le porte del palazzetto di Giaveno, 21-20, muro a uno, incredibile. Giaveno si sta tenendo a galla con i muri e adesso può cercare il break. 21-20, Stefania Corna in battuta. Gianflot su Corietano che però riceve bene, Tanturli gioca per la sua opposta argentina che tira una fucilata in diagonale stretta e adesso i palloni principali passano per le mani dell'opposto argentino. Sì, credo che sia anche uno dei realizzatori più cospicui della Serie A2 quest'anno, sta facendo un inizio di campionato veramente di alto livello. Sì, è una, forse se non la prima è la seconda, dicevano le statistiche, infatti lo sta dimostrando anche oggi. Intanto va in battuta e tira out, oro colato per Giaveno, oro colato, 22-21, è un turno come quello di Ramon Aricò, è un turno veramente difficile e Giaveno l'ha risolta in maniera semplice, palla out dell'Argentina. Intanto Marina Gvetanovic va in battuta sul 22-21 per Giaveno. Gianflot su Corietano che riceve male questa volta e Giaveno può gestire palla. Palla in 4 per Eike Beyer, palla staccata ma gioca molto bene. Che difesa però Santa Croce. Rosso. Marina Gvetanovic corna per Mastro di casa che può solo piazzare palla in altro campo. Ancora palla in 4 per Rosso che tira una frustata sulle mani tenuta da Giaveno. Mastro di casa gestione il secondo tocco per Eike Beyer. Palla staccata, Eike Beyer propone un pallone corto, ancora Rosso ha fatto due difese importantissime, Giaveno però palla buona in mano, corna apre veloce per Beyer che trova l'asta e la palla è out, ha voluto forzare la parallela, è arrivato l'errore, 22 pari. E la stessa Rosso che ha fatto intanto però Coach Napolitano non contento, chiama il timeout, 22 pari, Giaveno, Santa Croce. Le squadre rientrano in campo, 22 pari in questo primo set del big match della settima giornata. Banca Reale Yo-Yogurt Giaveno 22, Biancoforno Santa Croce 22. E che finale di set, la tensione è altissima, il pubblico sta sostenendo a 1000 Giaveno. E adesso ancora Valeria Rosso in battuta. Gianflot per cercare Marina Gvetanovic che riceve molto bene, Stefania Corna, palla per Ramon Aricò, tira una fucilata, difesa fortunosa, ancora la palla nel campo giavenese, deve strarla a Mastro di casa che può solo buttare nell'altro campo. Vediamo la murata clamorosa di Eike Beyer, 23-22, Giaveno aveva gestito molto male questa palla, si era trovata muro a uno, la Zambelli.